Belli raga, sono Arian, eccoci qua in questo nuovo glitch dei Chakram raga. Come tenerli in tutte le mappe? Sarà molto semplice. Per prima cosa dovete avere un vostro amico, come avete visto sono in lobby con lui, e gli fate mettere la mappa 9, quella X. E voi praticamente andate nelle armi vostre e vi selezionate il Chakram della vendetta. A questo punto gli dite al vostro amico di cambiare la mappa e di mettere tipo o classifiche o sangue dei morti, e poi andare in partita privata. Come vedete mi si era disattivato il Chakram, e quindi voi lo selezionate in questa maniera, lo copierete dentro la classe appunto della storia Ether, lo potete usare così nelle altre mappe. Ovviamente non vi sto dicendo che ora dovete glitcharvi per forza col Chakram a livello 3, però adesso vi sto facendo vedere nella visuale diciamo del mio amico cosa dovreste fare. Mettete, cambiate la mappa da 9 a top secret, mettete la privata. Ora guardate che prima c'aveva il martello, adesso gliela cambia nel Chakram, perché appunto lui ha selezionato il Chakram e l'ha copiato. A questo punto avrete il Chakram copiato nella vostra prima classe, poi se volete lo copiate ovviamente nelle vostre altre classi in maniera da averli infiniti. Potete farlo con qualsiasi arma, quindi potete anche copiarvi tipo il Ragnarok su 9 e potete usarlo nella storia Chaos. A questo punto raga, adesso vi faccio vedere come fare il Chakram infinito. Per prima cosa dovrete avere la Strife, la pistola iniziale, ovviamente la potete comprare anche nel muro. A questo punto paga mangiate la prima arma e dovete restare solamente con la Strife potenziata. Come avete visto c'ho il Chakram a livello 3, voi dovete farlo a livello 3 altrimenti il glitch non funzionerà bene. Una volta avete fatto il Chakram a livello 3, lo attivate e vi fate uccidere dagli zombie appunto, e dopo vi fate rianimare, potete farlo anche in singolo. A questo punto finiamo tutte le munizioni della pistola e attiviamo nuovamente il Chakram. Ovviamente prima, se non avete diciamo l'elisir come ho fatto io, non fate così. Prima vi caricate l'abilità, dopo finite le munizioni e poi attivate il Chakram. A questo punto fate, vabbè, attivate l'onda questa del Chakram e l'avrete infinito. È abbastanza semplice comunque, perché funzionava anche con le scorse patch. Ho fatto questa barra aggiuntiva perché comunque qualcuno me l'ha scritto nei commenti, almeno ve lo faccio vedere in questo video. Probabilmente domani o stasera pubblicherò un altro mini spot dove mettersi con questo Chakram. E niente, adesso stai vedendo un po' la custom lobby che siamo riusciti a fare, fra un po' la pubblicherò nuovamente. Magari se non avete capito qualcosa, forse pubblicherò un altro video e vi faccio vedere un po' come passare tutte le armi, diciamo come usarle nella storia anche del caos. A questo punto raga, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel like. Bella!